Gli Stati Uniti potrebbero emergere di nuovo come il principale motore della crescita globale in un periodo in cui l'Europa scivola in recessione e l'economia della Cina rallenta. Il miglioramento del mercato del lavoro, il rialzo dei prezzi delle azioni e la maggiore facilità di accesso al credito si sommano fino ad assecondare l'aumento della fiducia e della spesa dei consumatori americani. In collegamento internet da Seattle, Washington, c'è Philip Corsano, economista e gestore di Nostam. Ciao Philip, bentornato a Vacanza. Buonasera. Buongiorno a te, visto che appunto questa volta andando a Seattle andiamo verso il giorno, sono circa le 8 del mattino a Seattle mentre stiamo registrando. Dunque, l'economia americana, Philip, sta entrando in un periodo di grazia? C'è una spirale autorinforzante con una crescita più veloce del mercato del lavoro che porta più soldi nelle famiglie e che di conseguenza aumenta la spesa dei consumatori. Le spese per consumi personali sono aumentate dello 0,8% a febbraio negli Stati Uniti, il massimo aumento di 7 mesi, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento del Commercio americano. Bisogna stare un po' attenti qui perché c'è una ripresa sicuramente in atto negli Stati Uniti, però molto è spinto dal fatto che la ripresa è specialmente nella parte impiego, che è stato un grosso problema, non porta un aumento nel salario medio. E diciamo che tutto è bloccato. Cioè, i nuovi hires, i nuovi impieghi sono a livelli molto bassi e è vero anche che ci sono moltissimi posti di lavoro che sono vacanti da molto tempo, specialmente nel manufacturing, perché non ci sono diciamo, gli skills necessari per riempire questo lavoro. Comunque, attenzione, quell'aumento nei consumi è venuto quasi esclusivamente a scapito dei risparmi. Perciò rimane un volano molto grande di sottoimpiego negli Stati Uniti. Allora, manufacturing è l'industria, le skills sono, come lo diciamo in italiano, le skills, quello che uno sa fare, le qualità del lavoratore. Le qualificazioni necessarie per svolgere un lavoro. E diciamo che ormai la ripresa americana dipende dalla sua capacità di generare nuovo lavoro. Tu sai benissimo che c'è stato anche con Bernanke questa operazione Twist per spingere giù i tassi a lungo, per permettere il rifinanziamento dei mutui a 30 anni a tassi più bassi. Ciò no, cioè, diciamo, nonostante tutto, se tu vedi i commenti di Bernanke, sono sempre commenti preoccupati sull'abilità della ripresa economica. Sì, questo è estremamente vero. Operazione Twist è l'ultima politica monetaria della Federal Reserve, compra obbligazioni a lungo termine per appunto abbassare i tassi di interesse e permettere una ripresa del mercato immobiliare che insieme a quello del lavoro è una delle grosse ruote che non girano perfettamente bene in America. In ogni caso, il Dipartimento del Commercio, Philips, dice che le famiglie americane hanno speso 10.700 miliardi di dollari nel 2011, corrisponde a circa il 70% del prodotto interno lordo ed è una cifra che è di molto superiore al PIL totale della Cina che si ferma a 7 mila miliardi di dollari l'anno scorso, secondo appunto i dati del Fondo Monetario Internazionale. Ricordiamoci che purtroppo in economia quello che conta è il margine. Se abbiamo un'economia cinese che al margine sta rallentando, un'economia americana che al margine sta crescendo meno del rallentamento di quello cinese, abbiamo, diciamo, un PIL mondiale che anche se aumenta, non aumenta più a tassi che permette di assorbire le risorse in eccesso. Ora, quello che noi stiamo vedendo in Cina è il premier cinese che ha spinto molto per far
fare una politica quasi americana, di spendere su infrastrutture, di creare diciamo, sostituire la mancata domanda verso l'export, che è stato appunto fondamentale della politica economica cinese, con una politica più interna. E diciamo che la Cina è quasi vittima del proprio successo. Allora, tornando sugli Stati Uniti, quello che ormai è chiaro è che questo paese ha puntato molto su quello che è stato sempre il suo punto di forza, che è, diciamo, il talento dell'intelletto, però ha una carenza nel settore manufatturiero, nel settore industriale, come detto. Perciò il grosso problema qui, anche politicamente, è come fare ripartire questa parte dell'economia fondamentale, cioè quella produttiva. La manodopera, o diciamo il lavoratore, non è qualificato per fare un lavoro immediato in un'impresa moderna americana. Ci sono due fattori che hanno frenato questa ripresa americana. Uno è questo fatto che ti ho appena spiegato, che adesso cercano finalmente di affrontare con apprendistati, eccetera, eccetera. È una cosa molto, molto importante per tutto il mondo, perché abbiamo lo stesso problema in Europa. Secondo è fondamentalmente che negli Stati Uniti abbiamo una crescita che viene solo a salari più alti, e questo ha causato una nuova regolamentazione economica negli Stati Uniti, e questo, secondo molti repubblicani, è stato uno dei motivi per cui abbiamo un'economia che zoppica. Nello stesso tempo, devo dire, questa è una cosa fondamentale, gli Stati Uniti oggi potrebbero essere il più grande esportatore di gas nel mondo, e questa trasformazione energetica americana viene a un momento proprio chiave nello sviluppo degli Stati Uniti, e siccome il gas ha, in termini di BTU per consumo, è molto molto meno caro del petrolio, della benzina, di tutti i derivati distillati del petrolio, e questo dà immediatamente un enorme vantaggio agli Stati Uniti, anche in termini di sicurezza. Bene, BTU è sempre British Thermal Unit, il modo in cui appunto si misurano, no, le unità di gas. Un'eventuale ripresa dei consumi in America significherebbe anche una spinta per l'Europa e per l'Asia, perché appunto le società nelle due aree del mondo, Europa e l'Asia, potrebbero vedere le loro esportazioni aumentare. Il trade deficit, dunque il deficit di bilancio di commercio, la bilancia commerciale degli Stati Uniti, è aumentato del 4,3% a gennaio fino a 52 miliardi e 600 milioni. Questo è il deficit più largo dall'ottobre del 2008, perché appunto le importazioni sono salite a un livello record. Sì, c'è una parte dell'America che sta funzionando. Adesso tutto sta a vedere se questo porterà al grande ritorno che si spera. Insomma, i numeri rilasciati ultimamente dall'America si confrontano invece con quello che fa la Cina. Appunto, Wen Jiabao, il premier cinese, abbassa le stime di crescita al 7,5%, sempre stratosferica per un occhio europeo, ma certo molto più lenta del 9,2% di espansione dell'anno scorso. Per la Cina e anche per altre economie emergenti, il fine della politica è quello di portare gradualmente l'inflazione verso il basso per raggiungere il cosiddetto soft landing, dunque un atterraggio morbido dell'economia, mentre nelle zone delle 17 nazioni euro si sta flirtando con la recessione, dopo che il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,3% nel quarto trimestre, la prima contrazione dal 2009, l'attività manifatturiera si è contratta a marzo e la disoccupazione è salita al massimo in oltre 14 anni, l'abbiamo visto nell'ultimo video. In questa global recession, questa recessione globale, c'è stato un tentativo enorme da tutte le politiche monetarie, diciamo,
dei paesi come Stati Uniti, Giappone, ovviamente la Banca Centrale Europea, per cercare di tenere l'economia a galla in qualche modo. Però la cosa fondamentale è che comincia a esserci una domanda: se questo è funzionato, forse è meglio lasciare tutto perdere e tenere, diciamo, tenere una politica monetaria costante. E questo in Europa è un problema. Come tu sai benissimo, lì non è Operation Twist, si chiama il TRO, e già abbiamo visto che ha parato molto il disavanzo, diciamo, la paura della liquidità, specialmente delle banche, della liquidità dei paesi sovrani. Però non ha fatto assolutamente nulla per quanto riguarda la parte produttiva dell'Europa, diciamo, marginale. L'Italia meno 2,2% di GDP, mi sembra, quest'anno. L'export europeo soffre, a parte piccoli gruppi di prodotti di lusso. L'export europeo come fa a competere con l'Asia? E adesso anche, francamente, gli Stati Uniti hanno un'enorme capacità concorrenziale quando ci si mettono, nella parte anche manufacturing. Ci mettono un sacco di tempo a organizzarci, però è un paese che ha una flessibilità enorme. In Europa il problema, io penso, è quello che abbiamo già detto numerose volte, che lo standard di vita in Europa è troppo alto, non si sostiene senza una miriade di riduzioni di sussidi, eccetera, eccetera, che sussidi che sono dolorosissimi da imporre a una popolazione che vota in vari parlamenti. Un'ultima nota, volevo farla su certe stime che ho trovato sull'indice azionario Standard & Poor's 500, che è fondamentale, è un indicatore fondamentale per la ripresa degli Stati Uniti. Finirà l'anno intorno ai 1.500 punti. Al momento siamo intorno ai 1.410. La crescita degli Stati Uniti è attesa intorno al 3% quest'anno, dall'1,7% del 2011. L'indice azionario è salito del 13% dal 31 di dicembre. E io penso che questo 1.500, se tutto va bene in questo paese e abbiamo una trazione nel mercato del lavoro, quei 1.500 ci si arriva molto facilmente. L'unica cosa è che c'è un po' di sfiducia nel senso della crescita nell'impiego vero, cioè che molti sono questo nuovo impiego è basso come stipendio, è precario come diciamo, non è duraturo, eccetera, eccetera. Perciò bisogna vedere se l'impresa americana ha fiducia in questa ripresa. Se lo ha, io penso che facilmente si arriva molto più che 1.500 sull'indice. Addirittura c'è gente che pensa che facciamo più 30% quest'anno se abbiamo una vera ripresa. E in effetti la ripresa si vede principalmente sui indici azionari, che sono un leading indicator, come tu sai benissimo. Perciò magari stiamo vedendo l'inizio di una ripresa che però nell'arco del 2013 vedremo finalmente dei risultati sull'impiego. Un po' tardi per Obama, però è così. Filippo Corsano, economista di Nostam a Seattle, Washington. Grazie mille Filippo a voi per averci seguito. Arrivederci.